In questo momento, in tutte le piazze del mondo, sono radunati tutti gli schermitori per dare un'esibizione e quindi mostrare la propria arte a coloro che si avvicineranno in questa piazza e che non conoscono la scherma. Come è stato organizzare il fencing flash mob? E sicuramente un bello impegno, però diciamo che è stato bene accetta questa iniziativa che nasce dalla Federazione Italiana Scherma in un momento praticamente di inizio stagione attività dove tutte le società in Italia stanno per reclutare gli atleti che potrebbero essere i nuovi campioni del domani. Noi come società napoletana di scherma abbiamo praticamente un gruppo di atleti che pratica la sciabola nel quartiere di Ponticelli e il fioretto qui nel quartiere Chiaia. Tra questi ci sono anche giovanissimi promettenti, atleti che hanno già dato dei bei risultati a livello nazionale, quindi il nostro impegno è profuso su tutto il territorio. Com'è vivere la scherma in questa città? C'è una bella tradizione, ci sono atleti molto forti come Diego Chiuzzi, in passato Gigi Tarantino, grandi campioni, e provare a continuare questa striscia di campioni potrebbe essere una bella realizzazione di un sogno. Questo sport in realtà, soprattutto in questa città, se ne sta un po', non è più tanto frequentato, però comunque sono belle sensazioni quando ti trovi sulla pedana, è comunque una bella emozione. Come fai a stare stanco? Dietro la spalla! Sulla spalla!